E noi eravamo qui e sì, con tutto il rispetto, io mi sentivo non isolata, ma carcerata. E quei paesi là sopra mi sembravano i più desiderabili, vicini al cielo. Quel mondo antico, conservatore, oscuro, dei pastori guerrieri barbaricini di cui lo zio forestiero era un autorevole rappresentante, mi pareva contrastasse con quello moderno, razionale e chiaro per il quale babbo combatteva e mamma soffriva. Le immagini segrete di quel mondo, così diverso da quello nel quale dopo la partenza di babbo ero costretta a vivere in una specie d'esilio, le ricavavo dalle mie disordinate letture, dai racconti di mamma e dei film americani che vedevo in compagnia di mia zia. Ma già dalla mia primissima infanzia, guardando la grande carta geografica d'Europa che aveva sovrastato il mio letto, avevo di volta in volta collocato in Francia, in Svizzera, in Inghilterra, quelle mie nostalgie di paradiso. L'Eden, però, lo situavo nei paesi scandinavi, che, come in un volo o un elegante passo di danza, occupavano la parte più alta della carta, quasi toccando il soffitto. Così vicini al cielo, dovevano essere il luogo nel quale gli angeli bambini, e non spioni, scendevano a giocare, come in un grande giardino azzurro, con tanti laghi e spiagge e con isolette coperte di sabbia e di fiori.